Ben trovati, è lunedì 11 marzo, non mi sbaglio, inizia una nuova settimana con, oltre alla notizia, questo appuntamento settimanale. Ciao Saro. Ciao Palmira e ciao a tutti. È stato un weekend abbastanza, insomma, movimentato, eravamo partiti con il maltempo, fortunatamente lo stretto non ha subito, insomma, quei fenomeni che si aspettavano perché siamo stati in un certo senso protetti dall'aspromonte. Potremmo mettere anche le virgolette, però nel caso del tempo non c'è bisogno. E, comunque, riprendiamo partendo da quelle che sono state le dinamiche politiche dell'ultimo weekend, perché c'è stato questo primo congresso di FLI, c'è stata una risposta video da parte di Buzzanca, quello che a noi fa sorridere, insomma, anche quest'uso ormai molto diciamo, quotidiano che Buzzanca ha con, l'abbiamo indicato sindaco multimediale, ormai ha una grande sintonia con i nuovi mezzi di comunicazione e che ci hanno fatto anche scoprire una conversazione che il sindaco ha intrattenuto con Vincenzo Franza. Una conversazione su Twitter che noi abbiamo ovviamente ripreso perché secondo noi è una notizia, anche una notizia abbastanza importante, innanzitutto per l'argomento, perché i due stavano parlando dell'approdo di Tremestieri, non quello vecchio, ma quello che verrà. Quello che per i prossimi 3 anni sarà, come dire, insomma, la speranza su cui verranno spenti i focolai di qualsiasi forma di dissenso rispetto al passaggio dei TIR. Questa è anche Infatti. No, dico, volevamo parlare un po' di questo cinguettio, anche per entrarci un po' dentro le dinamiche. Sì, dico, io lo definirei inquietante il contenuto del cinguettio. Poi il cinguettio, voglio dire, è diventato ormai come, non vorrei usare termini Ma noi qua non poco, censuriamo, no, ma così per una questione di garbo, eh. di correttezza. Dico, il cinguettio fra istituzioni, io lo posso capire tra fidanzati, tra amanti, tra ragazzini, ma quando poi entriamo nel merito delle cose istituzionali, allora quello diventa, come dire, si dovrebbe chiamare in un altro modo, che non chiamiamo per oggi. Quindi quando intanto il sindaco allerta tutti per l'allerta attraverso questo strumento, Twitter. quando interviene su questioni politiche come quella di FLI con lo stesso strumento, come dire, denota una inconsistenza istituzionale, perché ogni cosa ha la propria forma, anche i contenuti, da un sindaco, da un presidente di provincia, da un presidente del consiglio, voglio dire, altrimenti tutti saremmo lì a messaggiare, a mandare cinguetti. Quindi questa è la prima cosa. Per quanto riguarda poi invece Il il contenuto è merito abbastanza del, anche ecco, appunto importante. dicevo inquietante perché colui il quale è a capo del monopolio del traghettamento privato è colui il quale utilizza monopolisticamente gli approdi pubblici per la sua flotta, si permette, perché evidentemente lo può fare, ha questo potere sugli uomini politici, anche perché finanzia le campagne elettorali. Dico, questa è una cosa pubblica, non è una cosa che stiamo dicendo, Scandalizza no, nessuno. tutti. Poi Leonardi l'ha detto più volte, l'ha messo anche, diciamo, in bilancio. Quindi Franza paga tutti coloro i quali fanno, tutti nel senso molto largo, voglio dire, tutti Vabbè, coloro i certo. quali gli interessano, in campagna elettorale. Quindi si può permettere questo comportamento, questo atteggiamento nei confronti, in questo caso, di Buzzanca e in altro caso di altri. Poi addirittura se c'è Genovese che è sindaco sono pure soci, quindi voglio dire, Gioca il in problema casa. neanche si pone. Quindi il traghettatore monopolista afferma nell'intervento che ha fatto all'amico Buzzanca suo, che per quanto riguarda il progetto esecutivo, la realizzazione degli approdi, i nuovi, l'ultima L'ultima trovata. degli approdi dei mestieri, deve trovare dei tecnici indipendenti. Ecco, su questo non ho visto molti che si sono soffermati, molti Professionisti indipendenti. professionisti indipendenti. E quindi questo vorrebbe dire che cosa? Che in passato non sono Non stati c'erano stati indipendenti, oppure erano dipendenti di qualcuno, nel caso particolare probabilmente della dipendenti stessa di società Franza, Franza. e che forse in questo momento c'è la possibilità che i futuri, diciamo, progettisti tecnici
non saranno alle dipendenze? Ecco, questa è una domanda che per esempio personalmente io mi pongo, noi ci stiamo ponendo perché ne stiamo parlando, ma altri non si pongono. Perché ci poniamo queste domande? Perché come più volte abbiamo detto, a parte la questione della Rada San Francesco che è uno scandalo perpetuo, ma anche l'approdo di Tremestieri e l'approdo del Norimberga sono altri due scandali, perché sono stati affidati, consegnati, pagati da noi tutti i cittadini e consegnati ad una impresa monopolistica sullo stretto, e tutti gli altri, come eventuali nuovi traghettatori eccetera, o armatori come li vogliamo chiamare, non possono avvicinarsi per una serie di problemi che abbiamo anche questi tante volte ripetuto. Nel comitato portuale c'è Franza e tutti i suoi amici. Il comitato portuale è quell'organismo, diciamo, all'interno dell'autorità portuale stessa che poi dà le concessioni. Fino a ieri c'era il socio di Franza, cioè Repici, che è il direttore della Caronte. Ora, per un, come dire, cambio che avviene periodicamente, Repici non fa più parte del comitato portuale ed è entrato direttamente Vincenzo Franza. Questa è dimostrazione dell'importanza di quel ruolo, perché se quel ruolo, quella presenza all'interno lì non fosse importante, ovviamente avrebbe altro a cui pensare e non sarebbe lì, come dire, non gli interessa il gettone di presenza a Franza, credo, certo. Gli interessa la propria persona seduta attorno ad un tavolo dove c'è il sindaco, dove ci sono tutti gli altri, dove ci sono le organizzazioni sindacali, e in un, come dire, incontro di questo tipo io vi lascio immaginare chi è che comanda e chi è che dice l'ultima parola, e quindi avremo, come dire, un futuro sempre sotto lo stesso cerchio magico che decide. E quindi questa sua preoccupazione, questo suo gettare le mani avanti da parte di Franza ci sembra di una certa rilevanza, perché ovviamente, molto probabilmente, Franza ha subodorato che ci potrebbe essere, come dire, la compartecipazione di qualche altro. Siccome Franza non ama compartecipazioni, ma ama l'inserimento suo monopolistico, allora si sta preoccupando. La dichiarazione del primo cittadino, non di Buzzanca, Giuseppe Buzzanca, dottore Giuseppe Buzzanca, presidente del PDL e tante altre cose, ma del sindaco Buzzanca e del commissario straordinario, è quanto di peggio poteva dire. Perché anche appunto utilizzando uno strumento improprio e molto personale, però siccome la domanda non era personale ma era una cosa che riguarda tutti quanti noi, il sindaco di questa città avrebbe dovuto rispondere da sindaco. Questo caro amico, come lo chiama lui, non lo so, Vincenzino, Renzuccio, Renzino, non lo so, non è un problema che ti riguarda, è un problema che riguarda il sindaco e l'amministrazione di questa città. No, invece ovviamente ci ha tenuto intanto a rassicurare, insomma, ad essere naturalmente a disposizione, magari esatto, se serviranno anche vigili urbani in più, visto che c'è qualcuno che scalpita, che non è riuscito a superare qualcosa. Su questo cercheremo di, come dire, porre la nostra attenzione per i mesi, gli anni, dico futuri, perché qua la storia è lunga. Tra l'altro, noi, per stimolare anche la nostra attenzione, vi comunico che abbiamo pronto in cantiere un frullatore nuovo di zecca, e tra le tante cose che vengono, diciamo, inserite in questo frullatore c'è anche un pezzo memorabile di Buzzanca che spiega, insomma, con accanto Lino Morgante la sua idea sull'approdo. Quindi vi lascio al frullatore. Noi invece sottolineiamo, visto che l'abbiamo in qualche modo citato, Lino Morgante, che oggi era alla Palacultura per, diciamo, una manifestazione che tutto sommato dovrebbe essere qualcosa di importante, perché si è parlato di legalità, alla presenza di un magistrato di un certo spessore come Gratteri. E l'unica pecca, se così vogliamo dire, non per i ragazzi naturalmente, ovviamente, che vi hanno partecipato e che tutti sono stati coinvolti nella lettura del libro La mafia fa schifo, uno dei testi appunto di Gratteri. Indovina di quale scuola... Te lo diceva pure Cuffaro, La mafia fa schifo, ha fatto i manifesti, quindi vuol dire, è inflazionato come titolo. Comunque, diciamo, l'indovinello è, indovina un po' chi ha organizzato questa manifestazione a favore della cultura della legalità?
appunto facevo riferimento a Cuffaro, l'ha promosso la preside o la direttrice didattica, come si dice, dell'Istituto Bisazza. Grande esempio di legalità e di etica. Per chi non lo ricordasse, perché noi lo andiamo ricordando ogni volta che lei fa un'iniziativa, è il preside, il responsabile di quella scuola che è stata condannata in primo grado, ma condannata per un reato ai danni dello Stato. Esattamente. In quanto utilizzava il proprio bidello, diciamo così, o non si dice bidello? No, si dice operatore scolastico per servizi personali, cioè faceva l'autista, comprava la spesa, andava a sbrigare faccende, l'accompagnava in giro per la città. Tutto questo è stato documentato, registrato dalla Guardia di Finanza, l'inchiesta è andata avanti, il processo pure, anche se molto ma molto lentamente, ma alla fine purtroppo o fortunatamente la responsabile del Bisazza è stata condannata. Non solo, quasi per un effetto mobbing, i docenti che avevano contribuito a denunciare assieme a genitori ed altri questa situazione sono stati in qualche modo costretti, tra virgolette, o comunque hanno deciso di lasciare la scuola perché evidentemente per loro era diventato invivibile. Qualche settimana fa la stessa è stata premiata, fotografata, osannata sempre in un... diciamo, mi pare che era in occasione dell'anno sociale dell'Università degli Anziani, insomma una cosa del genere. Sì, comunque era la giornata europea sulla legalità. Sulla legalità, quindi, ecco, ribadisce sì, sempre il discorso. Sì, è la questione della legalità. Noi gli abbiamo dedicato, tra l'altro, un pezzo della nostra rubrica di commenti sotto la palma, il mio redazionale. Esattamente. Quindi se volete vedere anche quest'altra pagina, fatelo pure. E quindi ora ritorna sulla legalità, utilizzando o strumentalizzando, perché non credo che il procuratore aggiunto di Reggio Calabria conoscesse la situazione, certo. Il quale ha presenziato la presentazione del libro del magistrato e tutto è stato coordinato dal responsabile della Gazzetta del Sud, caporedattore centrale, io mi sbaglio sempre in questi ruoli, insomma, e Lino Morgante e come dire, la persona in questione, la preside in questione, ha messo un'altra medaglietta di legalità. Sì. Quindi fino a questo momento, da quando è uscita la notizia, lei ha una condanna e due medaglie sulla legalità. Vediamo quanto ci vuole per bilanciare la cosa. Infatti, va bene. Noi comunque, voglio dire, finché avremo un po' di pelo sullo stomaco continueremo a dirlo, perché... non crediate che sia accanimento. No, la nostra è una riflessione, perché... ragioniamo molto semplicemente, i ragazzi, esatto, le persone che frequentano quella scuola, le famiglie, siccome sono a conoscenza di questo fatto, cioè della condanna della preside, ovviamente nel momento in cui poi vedono la preside, intanto che non è stata smossa da nessuno, nonostante interventi, addirittura anche il Corriere della Sera, un giornale, il massimo giornale attiratore nazionale, è intervenuta sull'argomento perché la cosa in qualche misura scandalizzata anche loro, però a Messina non scandalizza nessuno, quindi lei è sempre lì, i genitori, gli studenti sanno di questa vicenda e quindi devono subire questo fatto, per cui dice, abbiamo una preside condannata che però poi va a mostrarsi in tutte le occasioni quando si parla di legalità. Questa cosa credo che nella mente di un ragazzo qualche confusione la crea. O perlomeno passa il messaggio che chi riesce ad ottenere l'impunità, per quali ragioni poi bisognerà capire, è vincente rispetto agli altri che magari fanno scelte diverse ma più coscienti. E questa è una cosa molto ma molto pericolosa. Sì, molto grave. Va bene, noi passiamo invece a quali altre notizie, perché mi sono un attimino accaldata. Abbiamo campagna elettorale, ormai sì, sono tutti ormai campagna elettorale, sì, ormai avviata, sì. Anche diciamo dagli interventi di molti giornali online, se non capisco male, c'è già quest'area. Sì, diciamo che si comincia, perché noi insomma quando siamo partiti ci avevano un po' tacciato di essere in qualche misura schierati, cosa che non è vero, invece adesso si comincia a delineare anche sul web delle appartenenze. Se tu ci fai caso, Saro, sì.
Noi ci torneremo, ancora è un po' presto per invadere in questo modo, diciamo, la comunicazione preelettorale, però sicuramente avremo modo di chiarire un attimino anche le dinamiche. Ci stiamo studiando per come Esattamente, fare. esattamente. Allora, Saro, noi prima di salutarci aggiungiamo qualcosa che riguarda quell'argomento. Ma non lo so, sta nascendo un comitato al quale sono stato invitato io per quanto riguarda il discorso dell'Ethernet, portato avanti soprattutto dall'ex consigliere comunale Pietro Currò, ex Partito Repubblicano. Ora non so in quale sponda si sia avvicinato, ma dico questa vicenda al di là dei componenti di questo nuovo comitato, la vicenda dell'Ethernet, soprattutto l'Ethernet a Messina c'è dappertutto, ma in Nella particolare zona di nella fondo zona, fucile. esattamente nella zona di Fondo Fucile, ci sono tanti di quei metri quadrati dove vivono persone, bambini, eccetera, che in un'amministrazione normale avrebbe dovuto creare qualche problema. Vedremo dove si arriverà. C'è stata quest'altra iniziativa di sabato che. Sì, di questo ecco, ne vorrei parlare perché noi comunque ce l'abbiamo ancora in evidenza tra le notizie perché non ha trovato grande spazio in altri organi di informazione, però delle barriere architettoniche se ne parla poco. Noi, a dire il vero, di tanto in quando pubblichiamo delle fotografie che ci giungono direttamente da chi, avendo problemi a deambulare, vivendo su una carrozzina, ci segnala proprio come anche in zone nuove, di nuova costruzione, esistono sempre gli stessi problemi. Sabato invece c'è stata questa forte denuncia su una cosa ancora più grave, perché si trattava di alcune costruzioni, quindi di palazzi veri e propri, su una strada che è diventata totalmente inaccessibile. Sì, intanto la cosa positiva secondo me è che un gruppo di associazioni, perché queste cose bisogna sempre sottolinearle perché è complicato lavorare assieme, si dice Insieme, sì. spesso in rete, non rete, eccetera. Questa volta finalmente un gruppo di associazioni, l'Associazione Vittime della Strada, Senza Barriere, la Lega dei Peloritani, Associazione Ambientalista, L'Unione Italiana l'Unione Italiana Ciechi. Ciechi, eccetera, e si sono messi assieme perché vogliono fare un percorso di denuncia su tutto quel, diciamo, l'invivibilità di questa città, barriere architettoniche, eccetera. Quindi quello di sabato è stato il primo appuntamento ed emblematicamente è stato scelto un luogo molto periferico, la zona di Sperone Alto, Contrada Badessa, si chiama, un posto che per arrivarci, voglio Tra dire, Sperone e Faro ci Superiore. vuole qualcuno che, come dire, indichi la strada. E di nuova o quasi nuova urbanizzazione, dove le urbanizzazioni non ci sono e dove c'è, vi lascio immaginare, di tutto e di più. Siamo vicino alla centrale del Metanodotto, quindi insomma una zona molto particolare. E però il fatto curioso sul quale ci siamo voluti soffermare e ci ritorneremo è che in questa strada, diciamo, dove tra l'altro è anche il capolinea dell'autobus, che è l'unico punto dove poi riesce a girare l'autobus, e l'ultima realizzazione, cooperative sociali, una realizzazione appunto fatta da queste cooperative, ha sostanzialmente costruito sulla carreggiata stradale. Cioè che a solo vederlo dice: ma come mai hanno sbagliato le misure? Cosa è successo? No, praticamente si sono un pochettino allargate, gli servivano dei metri quadrati in più e hanno, come dire, utilizzato sia il marciapiede sia una parte della carreggiata stradale. Com'è possibile? Ci sono state denunce, c'è ancora in corso tutta una lunga vicenda giudiziaria e dalle nostre, come dire, informazioni risulta che, perché all'urbanistica, la famigerata urbanistica di Messina, dove tutto è possibile, hanno mostrato un foglio di carta, lo dico così molto semplicemente, per dimostrare che quella realizzazione aveva tutti i crismi della regolarità, perché il direttore generale pro tempore all'epoca del commissario Sbordone, e che era l'attuale assessore Scoglio, ha firmato un foglio di carta col quale diceva che aveva fatto un concordato con i privati, che poi era la cooperativa che ha costruito e che si chiama Cooperativa Polizia di Stato, tra l'altro, quindi diciamo siamo proprio a livelli alti di legalità, però Scoglio ha firmato, sottoscritto questo concordato, non so come definirlo, col quale si permetteva, quindi la cooperativa da questo punto di vista è, come dire, regolarmente
ha operato regolarmente perché aveva. Bisogna vedere se regolarmente è stato, regolare è stato, come dire, l'intervento del direttore generale del comune. A me non risulta che un direttore generale o chi che sia può, come dire, stravolgere quelle che sono le distanze, la proprietà privata, la proprietà pubblica, insomma ci sono tante cose che bisognerà poi vedere e controllare e vedere se il comportamento di Scoglio all'epoca sia stato un comportamento corretto, amministrativamente corretto, perché se non fosse così io immagino che l'assessore Scoglio dovrà in qualche modo risponderne. E quindi questa battaglia è iniziata da questo punto. Va bene, noi continueremo a seguire le vicende di queste associazioni perché diciamo, siamo sensibili alla questione delle barriere architettoniche. Nel frattempo, caro Saro, ci salutiamo e ci diamo appuntamento a domani. A domani.